Emozioni forti sullo sterrato di Campo Felice, dove trionfa il colombiano Bernal, vincitore di tappa e nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Piazza d'onore a 7 secondi, uno splendido Giulio Ciccone che ha mantenuto la promessa. Alla vigilia aveva detto che avrebbe lasciato il segno nella sua terra e che nella generale ha guadagnato 3 posizioni. Ora è quarto a 36 secondi dalla rosa. Terzo il russo Lasov. A fine gara la gioia di Bernal, il colombiano aveva vinto il Tour del 2019 senza peraltro conquistare una tappa e dunque è alla sua prima vittoria in un grande giro. È veramente una sensazione straordinaria. Questa maglia rosa ha un valore importante per me e indossarla anche per un solo giorno è un grande onore, perché il legame con questo paese è unico. Corsa frizzantissima, dopo alcune fughe, una delle quali ha visto protagonista l'altro abruzzese Dario Cataldo, la tappa si infiamma e si decide sui 1600 metri di sterrato di Campo Felice, grazie al gran lavoro della Ineos che vede in difficoltà la maglia rosa dell'ungherese Walter. Moscon sgasa e guida il suo compagno Bernal, che nell'ultimo chilometro brucia tutti. L'ultimo a mollare è proprio Ciccone, che ha comunque dimostrato di essere in grande condizione. La Trek può puntare su di lui. Comunque arrivare secondo è sempre, diciamo, difficile da accettare, soprattutto quando sei vicinissimo alla vittoria sulle strade di casa. Però se guardo comunque tutto, diciamo, tutto nel complesso, comunque sono soddisfattissimo, perché era una tappa importante, era una tappa dove comunque servivano gambe, una tappa impegnativa, e quindi conferma un po' la mia condizione, che è comunque molto buona e quindi mi dà, diciamo, ancora più fiducia per i prossimi giorni. Adesso in classifica ho fatto un piccolo salto in avanti, si sono scoperte anche un po' di più di carte, diciamo. Sappiamo che Bernal è il corridore che va più forte, quindi adesso loro hanno la maglia, sicuramente sarà, diciamo, una gestione di corsa completamente diversa, quindi noi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo questa situazione. Per il resto l'Abruzzo ha risposto ancora una volta presente, abbracciando con calore ed entusiasmo la carovana rosa. Nonostante il meteo abbia proposto vento e a tratti pioggia, in quota a 1650 metri erano in migliaia ad applaudire i corridori. Il resto lo ha regalato la bellezza del luogo con immagini da cartolina. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Guido Liris e il sindaco di Rocca di Cambio Gennarino Di Stefano. Il rapporto che stiamo costruendo anche con le caratteristiche, con la natura particolare del circuito e dell'arrivo che abbiamo costruito, ci sta dando anche delle caratteristiche di affidabilità nei confronti di RCS, della Corsa Rosa, del Giro d'Italia. Stiamo diventando degli interlocutori sempre più credibili, lo siamo stati nei momenti di difficoltà legati alle misure restrittive del Covid. Già dal prossimo anno ci saranno ancora più numerose le realtà abruzzesi che vorranno essere protagoniste del Giro d'Italia, con gli organizzatori che sanno di poter contare su una regione che non molla il Giro d'Italia, che vuole valorizzare il Giro d'Italia e che ritiene il Giro d'Italia il grande evento per eccellenza del nostro territorio nazionale. Rocca di Cambio, 1450 metri, il paese più alto dell'Appennino. Non abbiamo tutte le comodità che ci sono in altri posti più importanti di Rocca di Cambio, però siamo felici di vivere lì e siamo lì e lavoriamo per il paese, cerchiamo di portare a livello nazionale sulla cronaca e su tutto il paese per dargli visibilità.